Sindaco, lei questa mattina è andato a compiere un sopralluogo sul litorale di Marina di Cottone per sincerarsi dei danni causati dalla violenta mareggiata di questa notte. Sì, effettivamente questa notte, intorno all'una di notte, c'è stata questa grossa mareggiata. Diciamo che gli operatori del settore non se lo aspettavano e quindi i due lidi che già avevano montato hanno avuto seri danni per quanto riguarda gli ombrelloni, i portombrelloni, i lettini e specialmente quelle che sono le recinzioni fra un lido e un altro e le passerelle in legname che portavano dalla battigia fino ai piccoli bar che ci sono lì. Naturalmente noi siamo andati, ci siamo sincerati dei danni che ci sono stati e abbiamo consigliato di fare un elenco di quelli che sono i danni e dopodiché se ci sono dei danni ingenti chiedere alla regione o alla protezione civile che magari si possa fare qualche cosa per questi operatori economici che purtroppo già il tempo e la stagione sta cominciando molto in ritardo, la crisi economica colpisce anche loro, questa purtroppo per loro non ci voleva. Però diciamo che qualcosa forse non ha funzionato, nel senso che non so se la protezione civile, comunque non è arrivato nessun tipo di allerta meteo riguardante appunto le condizioni del mare. No, assolutamente, assolutamente, magari non era aspettato. Devo dire che la mareggiata non ha interessato completamente il litorale, infatti la strada è del tutto libera e sgombra da detriti, quindi magari non si aspettava questa entità, però per gli operatori, a quanto so anche del litorale di Fondachello, hanno avuto questi danni.